Ecco, siamo rimasti all'ammoniaca. Come potete vedere, l'ammoniaca, come questa è una stima di tonnellate all'anno, vedete che l'ammoniaca incide per l'agricoltura industriale il 97%, è un dato elevatissimo, soprattutto, come dicevo prima, nelle zone tipo Lodi, Pavia, Brescia e tutta la zona della pianura padana. Quindi è un inquinante che poi lo possiamo trovare anche nel particolato atmosferico. Poi ne parlerà benissimo l'agronomo, il dottor Armando Buffoni, del problema dell'ammoniaca nelle zone del Bresciano. E chiaramente anche i contaminanti come il metano, quindi ogni contaminante, come vedete, la sua distribuzione, che in questo caso è un contaminante che sapete tutti climalterante, e deriva anche questo dall'allevamento intensivo e l'agricoltura, ma anche l'estrazione, lo sbattimento e il trattamento dei rifiuti. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi giornalmente ci sono chiaramente delle emissioni primarie di particolato atmosferico, quello che dicevo prima, dalle auto, dalle industrie, ma c'è anche un cosiddetto particolato secondario che si forma. Cosa significa particolato secondario? Quando i motori diesel che emettono ossidi di azoto, l'NOx, si va a legare al particolato con dei processi chimici, assieme all'ammoniaca che avete visto prima, quindi il PM10 è formato da particolato primario a particolato secondario e forma un cocktail di sostanze chimiche contenente anche metalli pesanti, soprattutto il particolato più fine. Questi sono i limiti di legge che conoscete tutti, il PM10, quando la soglia limite della legge europea, questa è la legge nazionale, decreto legislativo 105/2010, impone di non superare 50 microgrammi al metro cubo giornalmente, e questa soglia non deve essere superata per più di 35 giorni all'anno. Mentre c'è anche un limite di 40 microgrammi al metro cubo, che è la media che deve essere superata annualmente. Questo invece di riporto si vede, è una vista delle mie zone, Sacromonte di Varese, in una giornata autunnale. Chiaramente siamo in presenza di alta stabilità atmosferica, quindi si può vedere, si vedono nella zona bassa della provincia di Varese, verso Busto, verso Gallarate, per andare poi fino a Milano, vedete lo strato di smog, perché l'alta pressione, siamo in una giornata autunnale, schiaccia l'inquinante e quindi si forma smog fotochimico. E come siamo messi in Italia? Questo è un rapporto uscito praticamente siamo l'anno scorso, poi ce n'è stato un altro. La comunità europea ha deferito praticamente l'Italia, soprattutto in moltissime zone, per l'inquinamento, praticamente potremmo ricevere una multa per lo sforamento del PM10. Poi ne è arrivata un'altra successiva anche per lo sforamento degli ossidi di azoto. Quindi dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, purtroppo, e soprattutto in alcune realtà, non siamo messi bene. Ma quando parliamo di particolato atmosferico, cosa intendiamo a livello granulometrico? Questo vi ho riportato in una foto dell'Environmental Protection Agency dell'EPA americana, è la sezione di un capello. Come potete vedere, le dimensioni del capello, praticamente si parla di 60 micrometri. All'interno di un capello ci possono stare dalle 5 alle 6 sfere di PM10, questo per darvi l'idea di quando parliamo di PM10. Quindi quando mettiamo le mascherine non trattengono purtroppo le polveri PM10, soprattutto quelle più fini. Il PM2,5, ad esempio, 4 particelle di PM2,5 possono stare all'interno di una particella di PM10. E a livello respiratorio cosa succede? A livello respiratorio, quando respiriamo, le polveri totali sospese sono le polveri con un diametro superiore al PM10, quindi possono essere rimbalzate dalle ciglia vibratorie del naso e possono uscire. Ma il PM10 entra nel naso e nella bocca, entra nella zona tracheo-bronchiale, e il PM2,5 più fine, più tossico, e purtroppo poi vedremo dopo, è stato certificato dalla IARC, che è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro, come cancerogeno del gruppo 1, quindi purtroppo può causare il tumore anche al polmone legato all'inquinamento, entra anche negli alveoli. Negli alveoli, vicini all'apparato circolatorio, i metalli più solubili e tossici chiaramente si ridistribuiscono in tutti i diversi organi. Ci sono degli studi che hanno già visto anche che il particolato purtroppo può arrivare anche alle cellule cerebrali. Dopo vi farò vedere degli studi appunto epidemiologici su questo punto. Quindi gli effetti sulla salute si dividono in due branche, a seconda appunto del tempo. A breve termine, cioè quando abbiamo i picchi di inquinamento,
Quindi parliamo di sforamenti, ad esempio il PM10 ha una concentrazione di 70-75 microgrammi al metro cubo per diversi giorni, si possono avere aumento delle secrezioni mucose, bronchiti, aumento di palpiti, spasmi bronchiali e difficoltà respiratoria degli asmatici. Questo ci sono tantissimi studi e degli studi che stiamo seguendo lo possiamo vedere facendo anche il confronto degli accessi ad esempio al pronto soccorso legati alla misurazione dell'articolato atmosferico. A lungo termine abbiamo alterazione della funzionalità polmonare, aggravamento delle bronchiti croniche, asma, eccetera. Chiaramente sui bambini, per la vulnerabilità evolutiva e per unità di peso, inalano il doppio dell'aria rispetto a noi. Passano più tempo all'aria aperta, quindi sono più esposti agli inquinanti, hanno un'altezza inferiore e se li portiamo nelle scuole a piedi con strade a grosso traffico respirano un sacco di inquinamento. Qui vi ho riportato un grafico, un esempio di 10 giorni di inquinamento nella zona centrale di Milano dell'anno scorso, dal 19 al 28 gennaio, questi sono appunto dati ARPA, come potete vedere per 7 giorni abbiamo lo sforamento di 50 microgrammi al metro cubo, quindi questo è quello che dicevo prima, un effetto di inquinamento acuto. Dal 23 ad esempio e al 26 gennaio addirittura abbiamo superamento, invece qua in rosso, in arancione rosso, addirittura sopra i 75 microgrammi al metro cubo. Negli stessi giorni con Ario Rubrecht stavo misurando a Milano una ricerca che adesso vi presenterò che abbiamo pubblicato sulla rivista internazionale Atmospheric Environment, il particolato su dei filtri dal 22 al 26 di gennaio con una pompa che misura l'aria per 10 litri al minuto per 5 giorni, abbiamo iniziato a campionare il particolato il 22 gennaio e il filtro, quindi la deposizione del particolato a livello gravimetrico, dopo 5 giorni questo è il risultato, giusto per darvi l'idea dell'aria che si respira quando ci sono i picchi di concentrazione acuta. Abbiamo chiesto poi a un pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori cosa voleva dire questo risultato. Questo vuol dire che è quello che possono respirare i nostri polmoni in una settimana. Quindi questo, poi dopo lo vediamo, l'abbiamo pubblicato su Atmospheric Environment. A livello europeo, questo vi riporto qua sotto i dati, questi sono i dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che annualmente fa delle stime dei morti prematuri legati all'inquinamento. In questo caso ha preso in esame il PM2,5, il diossido di azoto e l'ozono, in tutti i 41 paesi europei. In Italia, i dati sono relativi al 2013, per questi tre inquinanti abbiamo circa 91.500 morti premature solo legate all'inquinamento, quindi chiaramente sono persone che già sono ammalate, hanno delle patologie e anticipiamo quindi la situazione. Chiaramente sono fatti decine, centinaia di studi, si chiamano studi di caso controllo, studi di coorte, come questo grandissimo studio che si chiama Progetto Europeo, che potete andare a vedere, Escape, ha condotto in 13 paesi e ha coinvolto circa 370.000 persone sane, vorrei ricordare, quindi hanno fatto un confronto tra persone esposte e persone meno esposte agli inquinanti e le hanno seguite per 14 anni. Seguite per 14 anni vuol dire con dati statistici e sono stati fatti dei questionari per sapere la dieta, chiaramente se fumavano, sono stati scartati i cosiddetti fattori confondenti, perché uno può dire sì c'è l'inquinamento ma incide anche il fumo. Chiaramente questa parte è stata levata, volevano solo vedere qual era l'impatto dell'inquinamento a lungo termine per 14 anni per questa coorte di persone. Ebbene, si è visto che alla fine dei 14 anni, quindi uno studio enorme, pubblicato sulla rivista, se volete andare a vedere, Lancet Oncology, quindi la rivista prestigiosa internazionale, ci sono stati 2.095 nuovi casi di tumore al polmone legati al PM10, PM2,5 e agli ossidi di azoto. Ma la cosa più importante è che lo studio non ha individuato una soglia di sicurezza sotto la quale il rischio di tumore del polmone si annulla. Come dire, è vero che devono stare a questi limiti che vi ho fatto vedere, i limiti di legge, però purtroppo quando c'è l'inquinamento può far sempre male, quindi l'importante è abbassare sicuramente la media annuale delle polveri fini. Questo, dopo tutte queste ricerche che vi ho fatto vedere, c'è stata una riunione internazionale, quello che dicevo, la IARC è l'Agenzia Internazionale di Lione, dove racchiude i più grandi ricercatori sull'inquinamento, in questo caso outdoor, e ha classificato le polveri fini come cancerogeno gruppo 1, quindi certe cancerogene per l'uomo. Questi siamo nel 2013, quindi è stato certificato.
Ma alla fine in Europa quanto siamo esposti a questi inquinanti? Questo bellissimo studio che vi faccio vedere adesso fa vedere l'esposizione dei cittadini europei nelle grandissime città ai diversi contaminanti. Se noi guardiamo i limiti che vi ho fatto vedere prima, questi sono i limiti della comunità europea, sembrerebbe che per il PM2,5 al limite quindi di 20 microgrammi al metro cubo esposto solo il 12% delle persone europee, per il PM10 siamo al 21%. Ma l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice attenzione, questi sono i limiti che dà l'Europa, ma l'organismo sanitario ci dice un'altra cosa, che vi faccio vedere adesso. L'OMS consiglia, le guide potete andare a vedere, consiglia che per il PM10 bisogna avere una media annuale di 20 microgrammi al metro cubo e per il PM2,5 10. Quindi guardate in realtà come cambia l'esposizione a livello europeo. Si passa dal 12% al 91% per il PM2,5 e per il PM10 dal 21% al 63% delle persone esposte con i limiti che dice l'OMS. Praticamente siamo esposti quasi tutti agli inquinanti del PM2,5. Quindi ho riportato un ultimissimo rapporto molto interessante che ha fatto scalpore, ma purtroppo questa è la realtà. Lancet Commission on Pollution and Death, praticamente hanno riunito tutti i ricercatori di fama internazionale sotto l'OMS e hanno rivisto tutti i rapporti dell'impatto dell'inquinamento globale sulla mortalità, quindi una cosa, un lavoro enorme, perché hanno rivisto centinaia e centinaia di studi. Questo rapporto scientifico con supporto dell'OMS ci dice che in generale oggi l'inquinamento è la principale causa di patologie e morti premature al mondo. Giusto per dare un inquadro. Le malattie causate dall'inquinamento sono state infatti responsabili di 9 milioni di decessi prematuri al 2015, il triplo più delle cause dell'AIDS, tubercolosi e malattie messe insieme. Questo per dire quanto incide l'inquinamento, io sto parlando di inquinamento globale, non solo di inquinamento atmosferico. E per essere più precisi, hanno addirittura diviso quanto incide l'inquinamento dell'aria, quanto incide l'inquinamento dell'acqua, di tutti i contaminanti, l'inquinamento occupazionale, qua abbiamo appunto Andrea che è medico del lavoro che potrà dire qualcosa, e l'inquinamento dovuto chiaramente al suolo, alle sostanze chimiche, quindi ai pesticidi. Se vedete lo studio, dovete vedere la barra verde, 6 milioni e mezzo di persone decedute in anticipo solo per l'inquinamento atmosferico. Quindi è un tema non importante, importantissimo. Perché come vi dicevo prima, dall'aria gli inquinanti ricadono, non è che spariscono. Tante volte sento qualcuno, ci sono stati idrocarburi policiclici aromatici, c'è stato un incendio, in due giorni sono spariti. Spariti dove? Sono andati in circolo, sono andati nel suolo, sedimenti, e poi dopo ce li possiamo trovare nella catena trofica, quindi bisogna stare sempre attenti a dire certe dichiarazioni. Questo è uno studio nuovissimo, che poi ve ne parlerà chiaro, che abbiamo pubblicato noi come ricercatoriste, giusto che portiamo anche le nostre ricerche, sul quanto può incidere il black carbon, sia da il black carbon è la parte carboniosa che è all'interno del PM10 e del PM2,5. Volevamo capire, ma il black carbon a Milano incide di più il black carbon emesso da motori tipo diesel o incide di più il black carbon emesso ad esempio da motori da biomassa? Questo studio è partito nel luglio-agosto 2017 e è finito a marzo del 2018. Innanzitutto una precisazione, queste le potete vedere, sono le stime che ha fatto ARPA dell'Emilia Romagna di quanto emettono le diverse strutture che mi metto dal caminetto aperto fino ad arrivare alla struttura di metano GPL o adesso la moda delle stufe a pellet o cippato in grammi gigajoule. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono le stime delle emissioni di grammi di PM10 a seconda di tutte queste diverse strutture. Se vediamo qua ad esempio metano GPL, il riscaldamento nostro, praticamente a un grammo di PM10 emesso da un impianto metano GPL, in realtà la stufa pellet emette 380 grammi, perché bisogna moltiplicare 0,2, bisogna portarlo a 1, quindi 76 per 5, sono 380 grammi di PM10. Quindi quando sento dire abbiamo preso le stufa pellet ecologiche, poi Ara ve lo dirà, è vero che sono ecologiche che ti abbassano la CO2, ma ti emettono sostanze tossiche, nocive e cancerogene. Quindi
in una zona come la pianura padana erano già, sono già corsi ai ripari mettendo appunto delle stelle cosiddette, uno obsolete da ambienti aperti, meglio non utilizzarli, soprattutto quando c'è inquinamento, stufe a legna men che meno, caminetto chiuso inserto, insomma così così, e adesso stanno arrivando a decidere, ma ve lo dico perché questo studio che abbiamo fatto con Aereo Rupre l'abbiamo fatto in concomitanza con la California. La California è uno stato che era altamente inquinato 20-30 anni fa, ha cambiato le emissioni passando le macchine a GPL e adesso un problema enorme con le stufette a pelle. Stanno impazzendo, infatti ci hanno chiesto una collaborazione con Milano per vedere se anche a Milano in provincia era la stessa cosa. Quindi questo per dire che quando parliamo di inquinamento bisogna tenere gli occhi aperti a 360 gradi, non dire tante volte siete solo le macchine e solo quelle. Bisogna vedere zona, territorio, questo per farvi per vedere, cioè bisogna stare molto attenti e ragionare a 360 gradi, non dire che solo una cosa e l'altra è sparita. Questa dove abbiamo fatto la ricerca appunto a Milano, zona centrale, per vedere il black carbon di origine, la biomassa appunto da stufa pellet, o a Bareggio, che poi da Ario, la zona dove abita Ario, quindi zona di periferia a 14 km. Questo è lo strumento che abbiamo utilizzato, che si chiama etalometro, da non confondere con l'etalometro, è uno strumento che misura appunto il black carbon, è uno strumento molto sofisticato, dà il dato ogni ora. E vi dico che è uno strumento certificato, utilizza ARPA, non solo le due centraline, ma lo utilizza anche ARPA, dovrebbe utilizzarlo secondo noi in tutte le centraline della Lombardia. E purtroppo non è un inquinante normato a livello europeo. E dovrebbe essere, cioè anche non è normato, dovrebbe, speriamo, entrare nella Commissione europea, dovrebbe essere normato perché è la parte più tossica e nociva del particolato. Questi sono i dati. A Milano, come potete vedere, il black carbon, questa è la fonte fossile, principalmente sono i motori diesel, tanto per intenderci. Vedete che si equivalgono, cioè la fonte delle autovetture, sia a Milano che in zona di periferia di Milano, potete vedere che le concentrazioni si equivalgono in estate, in primavera e in inverno chiaramente aumentano. Ma se vediamo la componente del black carbon derivata da stufe a pellet e tutte queste cose qua, guardate la differenza. Nella zona periferia di Milano, non so a Bareggio, lui può confermarlo, abbiamo una concentrazione superiore 3 volte tanto rispetto alla zona centrale di Milano di black carbon dovute da stufe a legna e da biomassa, quindi vuol dire che d'inverno accendono molto di più questa tipologia di combustione, che purtroppo emette sostanze come gli idrocarburi, come i ciclici aromatici, che alcuni di essi sono anche cancerogeni. Come dicevo prima, bisogna avere un occhio a tutti gli inquinanti. Abbiamo parlato PM10, PM2,5, avete visto una panoramica delle stime degli inquinanti, non dimentichiamoci gli ossidi di azoto. Gli ossidi di azoto, perché ho preso Milano? A Milano sono partite tantissime campagne anche di altre associazioni per dire a Milano c'è una marea di concentrazione di ossidi di azoto. Infatti il 68% deriva dal trasporto su strada. Non c'è da stupirsi perché in un rapporto europeo, questo del transport arrivato nel 2017, ci dice una cosa chiara: al 2017 il 70% delle macchine vendute sono diesel. Al 2017, se facciamo un confronto con gli Stati Uniti, siamo 70-1. È chiaro che adesso avete visto Milano si è mossa area C, area B, ha iniziato a bloccare i diesel più obsoleti e anche chiaramente le macchine a benzina più obsolete, e fortunatamente stanno migliorando le tecnologie, adesso sono le macchine ibride, abbiamo visto fuori le macchine elettriche, però anche su questo bisogna porre molta attenzione. Se parliamo di elettrico, parlavo prima con il produttore appunto di macchine elettriche, chiaramente bisogna avere una fonte rinnovabile dell'elettrico, perché se no spostiamo l'inquinamento, è vero, nelle nostre città non avremo più inquinamento, ma avremo caminetti, sorgenti, punti fuori di centrali elettriche e termoelettriche che devono gestire le macchine elettriche, quindi torniamo punto a capo, deve essere un elettrico verde, quindi deve essere un elettrico da fonte rinnovabile. Queste fonti non so neanche se riusciamo a sostenere in Italia un elettrico, se tutti passiamo a macchine elettriche. Ecco, un'altra cosa importantissima sono appunto gli effetti degli ossidi di azoto legati praticamente non solo all'inquinamento, ma a questo studio di Jordi Sagnier, che è un ricercatore epidemiologo ambientale di Barcellona, molto a livello internazionale molto elevato, ha fatto uno studio in tutte le scuole primarie di Barcellona legato agli ossidi di azoto.
E cosa ha visto? Ha visto che in queste scuole, soprattutto nelle strade a grosso traffico, dove non c'è verde, i bambini perdevano, i livelli di attenzione dei bambini nelle scuole primarie calavano drasticamente. Quindi l'inquinamento non solo incide, come abbiamo visto prima, l'apparato respiratorio e circolatorio, ma anche i livelli di attenzione diminuiscono. Cosa hanno fatto? Hanno mappato, questa è una mappa dura, la parte più marrone scura sono le concentrazioni più elevate di ossidi di azoto e i punti neri sono la mappatura georeferenziata delle scuole elementari. In centro a Barcellona questa era la situazione, quindi quando strada a grosso traffico chiaramente aumentava la concentrazione. Fuori queste erano le scuole con minore concentrazione di ossidi di azoto. Hanno utilizzato all'interno e all'esterno delle scuole dei campionatori, quindi fuori dalle scuole all'interno, quindi abbiamo sia inquinamento indoor, ricordo poi dopo avremo una relazione, l'indoor, quello che c'è fuori purtroppo entra, poi ci sarà la prossima relazione che dirà appunto che l'inquinamento non è che rimane solo fuori, ma purtroppo entra. Il rovescio della medaglia, per essere propositivi, questi studi sono andati avanti e hanno visto, però se le scuole sono immerse a green spaces and cognitive development in primary school children, se le nostre scuole all'interno hanno parchi alberati, il bambino abita in una zona verde, iniziamo a piantare, quindi verde urbano, cioè la zona appunto del percorso che fa il bambino, iniziano a diventare più verde, questo è il rovescio della medaglia, le cose migliorano. In questa ricerca europea abbiamo visto che c'è un aumento del 6% delle memorie di lavoro e diminuisce dell'1% la disattenzione. Quindi la presenza di alberi intorno alle scuole consentirebbe inoltre innanzitutto la riduzione dell'inquinamento, continuiamo a ripeterlo, però tante volte si vedono stragi di alberi, non si capisce il motivo, invece qua bisogna iniziare a piantare tantissimi di alberi. Non dico, noi siamo in zone fortunatissime, siamo circondati da alberi, sto parlando di verde urbano. Come avete visto, il problema è nelle strade, nelle scuole, non se andiamo nei monti e siamo in zone stupende, sto parlando di verde urbano. Quindi ho riportato solo una ricerca fatta dal CNR di Bologna per dire che ogni specie di albero sequestra dei contaminanti noti, poi ve ne parlerà molto bene il dottor Armando Buffone, agronomo di Milano. Questo è l'esempio del tiglio e si vede che l'assorbimento, ad esempio, per 20 anni di 2,8 tonnellate di CO2, formazione potenziale di ozono bassa, quindi tigli, prima di abbatterli ci bisogna pensarci 10 volte, eppure tante volte in molte zone urbane si vedono strati di tigli. Assorbimento potenziale inquinanti gassosi altissima e ha un alto potenziale, ad esempio, di sequestro del PM10, ma poi queste cose ne parlerà Armando. Anche qua l'aria, chiaramente più verde mettiamo, l'aria migliora, meno rumore, migliora l'aspetto, addirittura il valore degli immobili aumenta, la qualità del lavoro, insomma tantissime cose che possono fare, che può fare appunto la natura. Per concludere, l'influenza degli stili di vita. Chiaramente l'ISDE, il motto dell'ISDE dice tutti noi siamo responsabili dell'ambiente, i medici, i ricercatori lo sono due volte, io dico i politici, a seconda del loro grado, lo sono 10, 100, 1000 fino ad arrivare a 1 milione di volte. Se c'è un presidente che dice che il riscaldamento globale non esiste, questa responsabilità va elevata alla N. Quindi gli stili di vita, certo, se inizio ad andare a piedi, sono pendolare e quindi prendo il treno fortunatamente, mi trovo a Milano e ci sono i mezzi che vanno bene, chiaramente incido. Ma questa mia, oppure inizio a mangiare meno carne e quindi metto meno ammoniaca, dopo passo vegetariano ne metto ancora meno, quello che è, io posso incidere. Il problema è che quanto posso incidere io? Purtroppo incido poco, le decisioni sono importanti, sono decisioni politiche che devono essere prese dall'alto per cercare di migliorare questo sistema, perché più noi viviamo in città cosiddette, le chiamo città sane, io porto sempre l'esempio di Copenaghen, una città di 680.000 abitanti dove più del 50% delle persone si spostano con mezzi pubblici e con biciclette e con chiaramente strutture di questo tipo, queste sono piste ciclabili. Quindi chiaramente queste sono strutture che fanno bellissime, quelle se sentite qui gli architetti dicono certo se vogliamo si può fare dappertutto. Quindi questo è fondamentale. Poi è un ciclo chiaramente naturale, più io sto bene, più si risparmia in ambito sanitario, più posso investire ad esempio in bus elettrici o tutto quello che vogliamo. Per concludere, perché poi ne parlerà Rupert, a Milano è partita l'area B.
che è praticamente il 72% dell'area comunale, cioè c'è un'area C. Mario Rupke ha fatto tantissimi studi sull'area C, adesso poi ve li presenterà, e c'è anche qui la lotta, funziona, non funziona, non serve a niente. In realtà vi dico già subito, serve e come. Lascio quindi adesso la parola a Mario Rupke, vi ringrazio per...